un nuovo incontro per continuare a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. L'avvocato Maria Lovito, su iniziativa dell'Associazione Le Amiche per le Amiche, ha presentato ad Andria il libro La gabbia di Anna, tema centrale la violenza, appunto, ed in particolare quella psicologica. La gabbia di Anna è un libro che ho voluto scrivere per dare voce proprio alla violenza psicologica che spesso è negata e che quindi porta poi inevitabilmente a conseguenze più disastrose. Sulla violenza psicologica c'è ancora moltissimo da fare. La legge tutela sicuramente le donne, ma nel momento più crudo della violenza fisica di momenti difficili da poter raccogliere nelle denunce penali o similari, insomma. Un libro da cui emerge una riflessione che coinvolge le istituzioni ed un intero paese. Durante l'incontro si è parlato anche di questo, con alcune indicazioni su come combattere una piaga che continua a riempire i quotidiani con pagine di cronaca. Importante partire dalle scuole e sostenere le associazioni nate per sensibilizzare su tale argomento. Le donne hanno il supporto delle istituzioni, anche se si potrebbe lavorare ancora di più in questo senso. Per sconfiggere la piaga sicuramente ci servirebbero operazioni di educazione, quindi partire dall'infanzia, partire dalle scuole dell'infanzia per insegnare ai bambini e alle bambine il rispetto reciproco sicuramente. Da fare, come abbiamo detto prima, c'è sicuramente sempre tanto da fare e supportare soprattutto il lavoro delle associazioni che sono tante, come vediamo anche stasera, e che lavorano per l'ascolto di queste problematiche.